Sì, io ripeto una cosa che peraltro appartiene a tutti, che non solo è la massima solidarietà agli autisti e ai verificatori che sono continuamente oggetto di attacchi e di aggressioni da parte dei cittadini, ma chiedo a tutti i cittadini di schierarsi dalla parte di queste persone che stanno facendo il loro lavoro e stanno tentando in maniera eroica talvolta di riportare ordine in una situazione che è completamente caotica. Quindi dobbiamo stringerci tutti accanto a queste persone e chi osa aggredire queste persone, di fatto aggredisce tutti i cittadini.